Ricordati che su Amazon trovi il manuale del monopattino elettrico, sotto in descrizione il link. Niente ragazzi, sto smontando, o meglio, sto cercando di smontare l'impianto elettrico del mio monopattino elettrico, però guarda qui, guarda che situazione ragazzi, guarda che lavori, guarda. Proprio non si capisce dove mettere le mani, ma è una cosa davvero assurda. Cioè, e non è che dici stiamo parlando di circuiti a bassa tensione, bassa potenza, stiamo parlando di circuiti con una batteria a litio da 48 volt. Cioè qui un cortocircuito, se non va a fuoco la batteria che è qui, va a fuoco tutto il comparto elettrico, i cavi si squagliano. Dico, poi guarda qua, questo sicuramente avrà fatto qualche scintillona, che è il connettore, vediamo se lo metto a fuoco, vediamo se riesco a metterlo a fuoco, guarda, ok, guarda qui, questo sicuramente gli ha fatto qualche scintilla, è il connettore del, questo, del carica batterie, ed è nero sia qui che qui. Ma ragazzi, il monopattino è carino, è il cuoco, M4 Pro è carino, però dallo schifio che c'è qui viene da rabbrividire. Cioè io ora volevo semplicemente farmi un'idea delle connessioni, ma ho paura pure a toccare i fili, perché dico, qui c'è tutto, ci sono gli stop, c'è le frecce, c'è tante di quelle cose che, mamma mia, non si capisce, l'accelerazione, il computer di bordo, c'è troppo macello di fili, proprio non c'è completamente ordine. Qua cavi lunghi metri, eccoli qua, guarda qui, messi tutti aggrovigliati e tutti inseriti dentro. Cioè che qui potevano fare un lavoro molto più pulito, molto più sistemato. Secondo me qui c'è da fare tutto da zero, tutto da capo ragazzi, tutto da capo. E state attenti anche voi, fate attenzione, perché sono tutti così belli di fuori, ma di dentro non lo so, giudicate voi. Che non capiscono che c'è pericolosità, c'è alte tensioni, alte correnti. Oddio. E non è, dici che è un monopattino che costa poco, è un monopattino che costicchia. Perciò, in teoria, potrebbero anche essere molto più precisi e puliti nelle lavorazioni. Questa è la centralina, come quella che abbiamo visto in un altro video che ho fatto qualche settimana fa. Questa è la mia batteria, che tra l'altro dovevo avere in dotazione la 17 ampere, ma mi hanno dato la 13,5, perciò già qui dovrei tirargli le orecchie. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, nei prossimi video andremo a vedere la batteria originale, la smonteremo, la modificheremo e poi successivamente andremo a creare una nuova batteria da zero. Attiva la campanella, mi raccomando. Una 48 volt con celle 21700, poi altro non lo so, BMS sarà una 25 ampere, credo. Io comunque più avanti, appena riesco, devo cambiarla con un'altra batteria. Poi un'altra modifica che devo fare ragazzi è questo, levare questo che è il DC-DC converter, perché vedi è grande, e ne metto un altro molto più piccolo che mi prenderà molto meno spazio. Prendendomi meno spazio ho spazio disponibile per la batteria nuova, che sarà grande quanto tutto il vano. Questo è una sovraelevazione che ho fatto con la stampante 3D per appunto permettermi di poter mettere in maniera comoda la batteria nuova, perché come vedi ho recuperato passati 3 cm.
perciò ora ha voglia a fare pacchi batterie belli grossi per autonomia molto più lunga. Questa è la vecchia struttura, ora sono qui sopra, sono salito di buono un centimetro e mezzo. Ragazzi, questa è la nuova centralina DC-DC converter. Questa mi convertirà i 48 volt in 12 volt 10 ampere e questa è quella che avevo prima. Come vedi, molto più piccola questa qui, leggera. Questa è una 10 ampere e anche questa 10 ampere massimo. Però comunque io gli assorbimenti che avrò sono molto molto limitati, perciò basta e avanza questa. Ora devo andare a cablare ingresso e uscita, e metto i connettori e poi li andrò a mettere nel monopattino. E allora ragazzi, ho terminato l'adattatore XT60 con il connettore questo plug piccolino. Poi c'è anche questo qui che è il DC-DC converter. Questo trasformerà i 48 volt di ingresso da qui a 12 volt con due linee separate. Linea 1 sono i faretti, linea 2 ragazzi ho caricato la porta USB per la ricarica dei dispositivi da qui. Comunque poi posso eventualmente fare un altro adattatore se mi serve, avrà qualche altra uscita. 10 ampere ti ricordo, questo è il vecchio adattatore che avevo fatto tempo fa, che però per comodità devo modificare nuovamente, fare molto più piccolo e più compatto. Ragazzi, e allora ho eliminato già questo che era semplicemente una prolunga, ragazzi, cioè era lì tanto per via. Come vedi ora stanno diminuendo e ancora devo accorciare qualche altro cavetto, farlo bello preciso tanto per fare passare vari segnali. Questo è il bip delle frecce, quando vai a mettere la freccia questo si abilita e fa bip 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 sia a destro che sinistro, ed era messo nascosto qua dentro. Ragazzi, allora io qualche mesetto fa ho riscontrato il primo problema con gli indicatori direzionali. Questo qui non funzionava, non faceva contatto. Ora ho smontato tutto il pezzo, che è questo qui, il pezzo di plastica che include sia l'indicatore direzionale che il posizione stop, e effettivamente il problema sta qui. Sono i cavi che sono stati messi malissimo, eccoli qua. Questo cavo blu fa e non fa il contatto. Ora io li stacco e li risaldo in maniera pulita. E allora facciamo il punto della situazione. Il cicalino delle frecce direzionali non è più messo qui, ma gli ho allungato il cavo mettendone uno nuovo e l'ho passato da questo lato, così ora è qui e non mi occupa più lo spazio. In più ho sistemato la saldatura qui, ok, e ora devo semplicemente incollarli, perché come vedi si sono staccati, e li andrò a sistemare qui per togliere questa parte, che tutta questa è intera. Ci sono due viti, una qui e una qui. Andrà messo così qua dentro, bello all'incastro, con le due viti, sia uno che l'altro. Ho finito di sistemare tutta la cavetteria, ho messo le fascette, ho tagliato fili in eccesso, ho spostato anche qualcosa, ho sistemato tutte le giunzioni con una bella saldatura, e a fine diciamo lavoro
ho richiuso tutto, montata la centralina modificata, perché ragazzi in questo momento ho una centralina modificata e un originale. Ora in questo momento che vedrai in avanti funziona il monopattino con la centralina modificata. Andiamo. Ah, ti ricordo anche il corso Battery Maker, ti ricordo i miei fascicoli tecnici cartacei con anche il manuale del monopattino elettrico dove troverai tutte queste informazioni, gli schemi, tutte le varie modifiche che potrai fare sul tuo monopattino. Sotto in descrizione ci sono tutti i link diretti ad Amazon. Per il corso Battery Maker, se vuoi studiare la tecnologia delle batterie a litio per ripararle, costruirle, sempre sotto in descrizione trovi tutto. Ragazzi, come avete visto dal video, sto facendo la prova finale dopo il loop grade al controller. Ragazzi, ha preso tanta coppia, tanta potenza. Diciamo che è una modifica semplice che potete andare a fare tutti, perché su per giù, come avete visto, è semplicemente l'aumento della superficie conduttiva nelle piste, e in più c'è da stagnare anche due sensori o ponticelli. Comunque va alla grande, cammina che è una meraviglia. Così ragazzi, questa modifica è stata fatta perché non perché uno voglia correre, ma per recuperare un po' di potenza in salita, perché originariamente il monopattino era sì 500 watt come lo è anche adesso, però ragazzi era troppo ma troppo limitato in potenza. Essendo limitato in potenza nelle salite si perdeva. Ora invece ha un buon 15% barra 20 in più che mi permetterà di fare le salite che prima non potevo fare. Soddisfattissimo. Se il video ti è piaciuto, un like, iscriviti al canale, commenta. Ciao e al prossimo video.